tre protagonisti per la festa tradizionalmente dedicata ai bambini, il Carnevale, per l'evento che l'Associazione degli Esercenti del Lungomare, la Proloco ed il Comune di Crotone hanno realizzato sul Lungomare Cristoforo Colombo. I protagonisti assoluti, i bambini, che con vestiti e maschere hanno colorato in centinaia il lungomare cittadino. Tante le famiglie che con i loro bambini hanno vissuto la proposta promossa da DJ Enzino Staff, che in più punti del corso ha animato la giornata con giocolieri, trampolieri, personaggi Disney ed altri amatissimi da parte dei più piccoli protagonisti di fumetti o cartoni animati. Il tutto nella tradizionale coreografia del carnevale, con stelle filanti e coriandoli, momenti musicali e sfilate. Oltre all'esibizione di giocolieri e clown, hanno divertito grandi e piccoli per tutta la mattinata. I secondi protagonisti sono gli esercenti commerciali del lungomare Cristoforo Colombo, che recentemente si sono costituiti in associazione presieduta da Franco Mano e che hanno voluto fortemente questo momento insieme alla Proloco presieduta da Maria Grazia Grande, che ha collaborato all'evento, e dal Comune di Crotone. Un evento che scaturisce dal dialogo instaurato con l'amministrazione Vallone, teso a fare in modo che il lungomare cittadino sia il palcoscenico di eventi e di momenti di socializzazione per tutti i periodi dell'anno. Terzo protagonista, il lungomare, con qualsiasi slogan lo si voglia definire, da amare, da vivere, eccetera, resta uno dei luoghi più incantevoli della città. Grande divertimento e partecipazione questa mattina dunque per il carnevale, che si conferma sempre di più la festa dei bambini e che nelle intenzioni di tutti, commercianti, associazioni e comune, è quello di farlo diventare un vero e proprio appuntamento tradizionale per la città di Crotone. Nel frattempo, martedì prossimo, in Piazza della Resistenza, Comune e Proloco hanno organizzato un nuovo evento per il carnevale dedicato agli alunni delle scuole cittadine. Il club Inner Guild di Crotone, congiuntamente ad alcune classi delle scuole medie inferiori del capoluogo crotonese, in piazza Municipio a Crotone hanno promosso un'iniziativa ludica in occasione della giornata mondiale contro il cancro infantile. Ogni anno in Italia sono circa 2.000 i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni che si ammalano di tumore pediatrico, e questa patologia è la prima causa di morte per malattia in questa fascia di età, è quanto dichiara la dottoressa Anna Maria Sulla, pediatra e socia del Club Inner Guild di Crotone. A fronte di questi dati, continua la dottoressa Sulla, dobbiamo ribadire per fortuna che attualmente il 70% dei bambini affetti da tumore guarisce. Per migliorare questi risultati buoni ma non soddisfacenti è importante conoscere a fondo la biologia dei tumori infantili e avere a disposizione nuovi farmaci. Le famiglie devono sapere che su 10 bambini 7 possono guarire dal tumore. Questa percentuale si innalza fino al 90% nei casi di linfomi e leucemie. Ma noi dobbiamo combattere affinché quel 70% raggiunga livelli più alti di guarigione. In questo anno sociale, il Club Inner Guild di Crotone, sempre attivo negli anni verso svariate problematiche locali ed internazionali, ha voluto concentrare la propria attenzione verso questa tematica, dichiara Agnese Tedesco Agostinacchio, presidente Inner Guild Crotone.
Abbiamo iniziato sin dal mese di novembre con l'organizzazione di una commedia messa in scena dalla compagnia teatrale Crimisa, commedia che ci ha permesso di raccogliere fondi per la concretizzazione del nostro progetto, che vede la creazione di un fondo cassa per aiutare le famiglie con bambini malati oncologici costretti a curarsi in altre città, famiglie impossibilitate ad affrontare le spese necessarie. Il 15 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, promossa in 85 paesi del mondo dalla Confederazione Internazionale delle Organizzazioni dei Genitori. Obiettivo è catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni, delle famiglie, dei pediatri sulla basilare importanza di una precoce e tempestiva diagnosi. Non dobbiamo comunque tralasciare mai una concreta ed efficace prevenzione, soprattutto con la tutela dei nostri territori e l'incoraggiamento e la divulgazione di un sempre più corretto stile di vita per i nostri bambini. In occasione di questo evento, conclude la Presidente Agnese Tedesco Agostinacchio, i bambini presenti si sono impegnati in una maratona simbolica di solidarietà ed infine hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi in segno di speranza. Siamo al Parco Peppino Impastato in Lamezia Terme, oggi assemblea costituente di questo bellissimo gruppo. Giornalisti d'azione che si incontra per iniziare a stabilire il percorso da fare. L'unione fa la forza, la cultura è la grande forza. Il potere del giornalista c'è se questo viene usato in maniera sana per produrre e propagare il bello, il buono, il sano, con sani giornalisti. Iniziamo con una bellissima giornalista d'azione, Marina Vincelli. Marina Vincelli, oggi questa assemblea costituente di questo gruppo, non devono restare chiacchiere poiché non lo sono. Cosa vuol dire essere giornalisti oggi? Beh, è una domanda un po' difficile, comunque è nato un gruppo di colleghi molto affiatato, questo gruppo, con cui condividiamo delle problematiche comuni su tutta la regione e anche oltre probabilmente. Essere giornalisti oggi non è sicuramente una cosa molto semplice, perché i giornalisti si trovano comunque a confrontarsi con una realtà che non è semplice e oltretutto a confrontarsi anche con un mondo lavorativo che non è semplice, con editori che non pagano, con colleghi che comunque non sono sempre corretti nei confronti dei propri colleghi, per cui fare professione oggi è molto rischioso. È un rischio di cui io mi sono assunta tutte le responsabilità e che è un lavoro che io amo e che ho intenzione comunque di proseguire. Allora, un passo indietro, siamo a Lamezia, giornalisti d'azione, azione in questo caso, protesa a cosa e da dove dobbiamo partire a questo punto? Il giornalista che diventa un associato di giornalisti d'azione, da che base deve partire? Bisogna fare gruppo, è necessario fare gruppo perché da soli non ce la possiamo fare, ognuno per conto proprio non ce la può fare, quindi bisogna fare gruppo perché se si vogliono dire delle cose bisogna comunque avere qualcuno, cioè essere coperti, perché ovviamente se bisogna dire una verità su un qualsiasi argomento bisogna sentirsi inseriti in qualcosa, non sempre così, perché molte volte invece il giornalista, specie in Calabria, è isolato, si sente solo, si sente scarsamente attenzionato, per cui svolge un lavoro difficile, svolge un lavoro pericoloso, ma alla fine rimane completamente solo. Marina Vincelli, quanto è colpa dello stesso giornalista il fatto di essere da solo in un certo senso, poi di rimanerci isolato? No, io sono una giornalista pubblicista, la colpa non è dei giornalisti perché se un giornalista pubblicista viene sfruttato, non pagato, viene mandato comunque allo sbaraglio in ogni occasione, comunque gli si assegnano compiti delicati che alcuni sono in grado di svolgere, altri no, ma la maggior parte sono in grado di svolgerli e poi non gli si riconosce tutto quello che ha fatto, anzi trova poi degli ostacoli dovuti
proprio alla bontà del lavoro che si fa, vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando, vuol dire che comunque entra in crisi la libertà di espressione, perché essere liberi di esprimersi vuol dire essere sicuri di potersi esprimere senza non dover incorrere in ripercussioni di vario tipo, minacce eccetera. Quindi il gruppo serve anche a questo. Infatti il gruppo oggi si è riunito a Lamezia, ma è un gruppo composto veramente da, diciamo, tutte le cittadine della Calabria. Abbiamo escluso il fatto di nominare le province per dire vari distretti, vari gruppi, gruppi per ogni cittadina. Crotone, Marina Vincelli viene proprio da Crotone, che in realtà ricalca, e poi diamo anche dei consigli a questo punto. Beh, va bene, Crotone è una realtà in questo momento molto difficile dal punto di vista, per esempio, ambientale. Dal punto di vista ambientale è complessa la situazione da vari punti di vista. Infatti mi è capitato di occuparmi delle multinazionali, per esempio del petrolio, o di altri argomenti del genere, che ovviamente non sono facili da affrontare. La problematica dei rifiuti è un'altra problematica molto importante, e poi c'è la politica che è allo sbando e quindi non riesce a dare risposte pratiche ai cittadini, per cui siamo in una situazione abbastanza precaria, e libertà di espressione non ne viene garantita in ogni caso. Allora, noi oggi abbiamo fatto la prima puntata su un percorso che dovrà lasciare la fiducia di avere questa libertà di espressione tutelata, in primis dai colleghi, che non si devono guardare le spalle dagli stessi colleghi, né all'interno di una redazione né fuori. Questa è già la prima forza. Dopodiché, come ci salutiamo con un consiglio per questi giornalisti che nascono oggi, già che tu sei la referente di Crotone, del gruppo nato oggi su Crotone, Marina Vincelli? Mi fa piacere che essere stata nominata referente, e penso che l'interesse comunque su questa associazione crescerà man mano che faremo delle cose, che usciremo tra virgolette allo scoperto. Quindi io sono a disposizione dei colleghi per chiunque avesse dei problemi nelle proprie redazioni di qualsiasi tipo, può rivolgersi a noi, che per il momento purtroppo non abbiamo alcun potere pratico, però l'unione fa la forza, quindi io sono a disposizione di tutti quelli che avessero bisogno. 15 febbraio 2015, siamo con Mario Tursi Prato, eletto all'unanimità presidente di Giornalisti d'Azione. Mario, ci parli in poche parole di questa nuova associazione che nasce oggi in Calabria? Sì, oggi viene decretata ufficialmente la nascita del Movimento Giornalisti d'Azione, che è nato quasi 9 mesi fa su Facebook, quasi in maniera molto spontanea. A un certo punto si è avvertita l'esigenza di farlo diventare un movimento concreto anche nel mondo reale. Noi non abbandoniamo il mondo virtuale, però siamo diventati una cosa concreta anche nel mondo appunto reale. Perché nasce il Movimento Giornalisti d'Azione? Perché si avverte l'esigenza di fare rete tra i giornalisti calabresi, si avverte l'esigenza di discutere delle problematiche dei giornalisti calabresi, ma si avverte anche l'esigenza di trovare, cercare, pensare a delle strade alternative nella ricerca del lavoro per i giornalisti calabresi. In Calabria ci sono quasi 3.000 giornalisti, tra professionisti e pubblicisti, e purtroppo la stragrande maggioranza di questi colleghi è inoccupata da giornalista o addirittura è disoccupata. Noi abbiamo delle idee, abbiamo dei progetti che metteremo in pratica nei prossimi mesi. Ovviamente non abbiamo la bacchetta magica, però abbiamo la volontà di cercare anche strade alternative, di esplorare nuove strade alla ricerca di lavoro giornalistico. Siete già in tanti, sia sul gruppo Giornalisti d'Azione di Facebook, anche oggi qui al Parco Peppino Impastato c'erano tanti colleghi, ma c'è bisogno sempre di nuove persone, di nuovi colleghi. Sì, stamattina qua al Parco Peppino Impastato di Lamezia Terme abbiamo avuto le rappresentative di quasi tutta la regione, anzi devo dire tutta la regione. Sono arrivati i colleghi da Reggio Calabria, da Soverato, da Crotone, dappertutto, quindi questa è stata già
già una bella cosa. Questo vuol dire che questa esigenza di partecipazione alla vita attiva delle cose del giornalismo, che vanno anche al di là della semplice professione strettamente della professione giornalistica, è avvertita, lo hanno dimostrato le presenze di oggi. È evidente che noi siamo comunque sempre alla ricerca di nuovi colleghi da coinvolgere in questo progetto. Sul sito, sulla pagina Facebook, siamo già quasi 490 iscritti, frequentatori della pagina. Insomma, voglio dire, vedremo quello che riusciremo a fare nei prossimi mesi, ma sono convinto che al progetto saranno in tanti ancora ad aderire. A Crotone è stata eletta all'unanimità Marina Vincelli come, diciamo, referente della zona di Crotone, della provincia, possiamo dire, di Crotone. Quali i compiti di Marina? Beh, Marina Vincelli, alla stregua di tutti gli altri responsabili dei diversi gruppi di azione locale, li chiamiamo così noi, avrà un compito arduo come tutti gli altri, cioè quello di far comprendere ai colleghi del crotonese, del territorio crotonese, quanto possa essere utile, quanto possa essere importante fare rete, collegarsi al movimento giornalisti d'azione, partecipare alle iniziative che sono pensate da un gruppo, non solo per tutto il gruppo ma anche per le singole individualità giornalistiche. Insomma, giornalisti d'azione si potrebbe definire una sveglia per il giornalismo calabrese e forse anche nazionale. Direi proprio di sì, bravo. Si può definire uno scossone, un moto che parte dalla Calabria e che, come hai detto bene tu adesso, in verità abbiamo già dei contatti in altre regioni e potrebbe anche diventare un movimento nazionale. È stato presentato nel liceo classico Pitagora dal gruppo FAI di Crotone il quarto numero dei quaderni di Piazza Villaroia, che tratta di San Dionigi, protovescovo di Crotone. Il volume raccoglie 10 saggi di 6 autori diversi, specialisti di diverse discipline, che prima mettono a fuoco la problematica dell'introduzione e dello sviluppo del culto di San Dionigi, e poi esaminano le testimonianze artistiche datate dal XVI al XIX secolo. Dottoressa Corrado, oggi siamo al liceo classico, si presentano, mi sembra, il quarto dei quaderni di Villaroia dedicato a San Dionigi, ecco, ne vogliamo parlare? Sì, è il quarto numero di questa collana di studi storici, archeologici, locali, che si chiama Quaderni di Piazza Villaroia, ovviamente in riferimento allo scavo mai completato che si fece in centro storico nel 2010 relativamente a questa chiesa, che è la più antica che conosciamo a Crotone, dedicata a San Giorgio e situata appunto in Piazza Villaroia. Da allora, dal 2011, che uscì allora il primo numero, come associazioni, mi riferisco sia a Gettini di Vitalba che a Sette Soli, con cadenza annuale facciamo uscire appunto un piccolo studio che prende questo nome, Quaderni di Piazza Villaroia. In questo caso siamo al quarto numero, è dedicato appunto a San Dionigi, si chiama Il Santo dei Forestieri, il volume in riferimento alla nota maniera di riferirsi al patrono che abbiamo qui a Crotone, che diciamo era rimasta finora senza spiegazione, invece questo volumetto tenta anche di spiegare perché lo chiamiamo Santo dei Forestieri. Diciamo che le due associazioni stanno facendo anche un lavoro esemplare per quanto riguarda soprattutto la tutela del nostro patrimonio archeologico di questa antichissima città magno-greca. Sì, le due associazioni hanno proprio come compito la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, quindi hanno un loro programma annuale che prescinde, diciamo, dalle emergenze che poi possono capitare, però chiaramente nel momento in cui poi si presenta una situazione di criticità, intanto cominciamo con lo scrivere a tutti i soggetti che sono in qualche modo interessati, e laddove c'è bisogno di fare azioni più concrete siamo anche disponibili, insomma, in questo senso. Per questo ci troviamo in questo momento impegnati su vari fronti, sia come visite guidate che appunto con la parte più propriamente didattica, che è questa della pubblicazione dei quaderni, e anche, immagino si riferisse a Capocolonna, anche sul fronte, sì, proprio della protesta rispetto a situazioni o progetti che non sono condivisibili da parte della cittadinanza. Infatti volevo approfittare proprio di questa intervista per chiederle, ecco, quanti sono avete fatto una specie di conta, una stima dei valori e dei beni archeologici che a Crotone abbiamo e che purtroppo sono stati, come dire, ma voglio essere un pochino buono, trattati male.
Beh, il patrimonio culturale in genere, non solo archeologico, di Crotone è notevolissimo, come del resto quello di tutta la Calabria, ma noi abbiamo questa situazione particolare di essere la seconda città, la sola città insieme a Reggio che non ha mai cambiato la sua sede storica, quindi da 3.000 anni esiste Crotone, già prima che arrivasse Miscello e le desse questo nome, e quindi è chiaro che nel tempo si è accumulato un patrimonio culturale notevolissimo. Ci sono purtroppo tutta una serie di ambiti in cui questo patrimonio è messo in discussione, e il peggio è che appunto ciò accade ultimamente, almeno non soltanto da parte dell'amministrazione comunale, che non è mai stata particolarmente brillante nella tutela e nella valorizzazione dei suoi beni, ma anche da parte dello Stato, perché hanno l'appoggio del Ministero. Però noi tentiamo in realtà di valorizzare, di tenere sotto controllo, di fare quindi monitoraggio su tutti quelli che sono i beni, che sono veramente tanti, perché appunto si distribuiscono in un tempo lunghissimo e sono anche di varia natura, sono testimonianze di varia natura, quindi ci impegnano su, insomma, 24 ore su 24 in un certo senso. E è ovvio che le emergenze sono quelle che hanno poi più visibilità, il caso di Capocolonna, ma vorrei dire prima e purtroppo anche dopo quello del castello, perché adesso fra poco ricomincia anche la vicenda del castello, della progettazione dei Zibardeschi, perché all'albo del comune c'è di nuovo lo stesso progetto, quindi aspettano che sia rifinanziato dal Ministero. Più a monte ancora c'è la farsa di Antica Croton, anche quella è stato anzi il primo di questi tre attentati, io li chiamo, ai beni culturali crotonesi, e quindi anche là noi speriamo sempre di riuscire a far passare un po' di buon senso tra le persone che hanno, diciamo, la possibilità di decidere su questi argomenti, e quindi fare in modo che non solo non si facciano danni, ma possibilmente le risorse, che sono sempre benvenute naturalmente, soprattutto nella situazione socio-economica che abbiamo a Crotone, possano trovare una strada utile per tutti. Avete chiesto una verifica alla Corte dei Conti per quanto riguarda i finanziamenti che sono stati stanziati per l'area archeologica di Capocolonna, mi sembra. Sì, in riferimento a Capocolonna abbiamo chiesto proprio in settimana anche una verifica alla Corte dei Conti dopo l'esposto fatto in procura per i danni realizzati durante i lavori per le terme, per la realizzazione della copertura delle terme. Abbiamo valutato che tutto l'insieme della progettazione, dal momento che purtroppo riteniamo che siano stati gonfiati i costi di tutte le voci, dei 5 o addirittura 7 interventi che sono compresi nello SPA 2.4, e quindi ci eravamo rivolti alla magistratura per i danni oggettivi. Adesso abbiamo anche invece mandato un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti perché valuti proprio l'incidenza dal punto di vista del danno erariale di questi interventi che sono stati progettati, in parte anche già realizzati, quindi aspettiamo anche su quel fronte di avere notizie. Senta, lei si è fatto un'idea, che fine farà quel lastricato, io lo chiamo così, di Capocolonna? Verrà tolto prima o poi, oppure ormai ce lo dobbiamo tenere in barba dei tanti crotonesi che hanno protestato e hanno detto di no? Noi stiamo aspettando di sapere l'esito dell'ispezione ministeriale. Il 2 di febbraio sono venuti gli ispettori dal Ministero e nel giro di una settimana hanno consegnato al Ministro il risultato della loro ispezione, che però non è pubblico, anche se abbiamo fatto anche domanda di accesso agli atti proprio per accedere a questa relazione. Sulla base di questa relazione, in settimana, mercoledì scorso, avrebbe dovuto essere data per esempio già una prima risposta all'interrogazione presentata dal senatore Morra al Senato. E invece è saltata la settima commissione mercoledì ed è stata rimandata a mercoledì prossimo. Quindi aspettiamo almeno quella data come data certa in cui avremo una parte delle risposte, ma d'altra parte comunque l'esito di questa ispezione deve essere comunicato dal Ministero all'amministrazione comunale, alla cittadinanza, quindi speriamo che al più presto ci facciano sapere qual è stato il parere degli ispettori e, oltre a quello, quale posizione ha inteso prendere il Ministro Franceschini e in generale il Governo italiano. Va bene, concludiamo questa intervista con un pensiero. I crotonesi ormai che ci tengono alle nostre tradizioni, alla nostra storia, alla nostra cultura, sono tanti, possiamo dire che è la stragrande maggioranza, e lo hanno dimostrato con le proteste di Capocolonna. Sì, la sensibilità che è emersa in occasione della vicenda di Capocolonna ha stupito, devo dire, anche me, perché tutti a Crotone chiacchieriamo tanto dei problemi della città, però raramente poi ci impegniamo in concreto per far sentire la nostra voce. Questa è stata un'eccezione positiva, che spero anzi sia la prima di tante, perché è proprio tempo che ci riprendiamo un attimo la responsabilità del nostro patrimonio, altrimenti effettivamente ogni giorno viene messo in discussione, viene messo in pericolo dalle decisioni di pochi che non corrispondono al sentire comune della popolazione.
Risultati e classifica di calcio, eccellenza. Brancaleone Corigliano 3-0, Calcio Galli Cocatona Calcio Acri 0-0, Cutro Castrovillari 2-1, Guardavalle Vibonese 2-3, Palmese Polisportiva Isola Caporizzuto 1-0, Paolana Bocale 3-1, San Biase Lamezia Tauria Novese 2-1, Scalea Sersale 2-0. La classifica: Palmese 61 punti, Vibonese 43, Polisportiva Isola Caporizzuto 41, Scalea 39, Calcio Galli Cocatona 35 insieme al Calcio Acri, Cutro 32 insieme alla Paolana, Sersale 29, Brancaleone 25, San Biase Lamezia 24, Castrovillari 23, Bocale e Tauria Novese 21 punti, Guardavalle 13, Corigliano Schiavonea chiude la classifica con 8 punti. Promozione Girone A. Audace Rossanese, Juvenili Alto Ionio 0-2, Sporting Club Davoli Torretta 1-0, Cotronei Filogaso 2-0, Garibaldina Roggiano Calcio 2-2, Luzzese Sanfili 1-0, Promosport San Lucido 4-0, Sant'Anna Città Amantea 2-0, Trebisacce Rocca Bernarda 4-0. La classifica: Trebisacce 54 punti, Promosport 45, Roggiano 44, Filogaso 33, Juvenili Alto Ionio 32, Cotronei e Sanfili 29, Luzzese 28 insieme a Sporting Club Davoli, Audace Rossanese 26, San Lucido 25, Garibaldina 23, Città Amantea 22, Torretta 21, Rocca Bernarda 20, chiude la classifica il Sant'Anna con 17 punti. Prima categoria, Girone B. Real Catanzaro Real Cerva 1-4, Badolato ASD MKE 0-1, Chiaravalle Atletico Botricello 0-3, Nova Torre Melissa Silana 0-2, Papanice Mesoraca 2-4, Petronà Scandale 5-1, Real Botro Staletti 2-1, Taverna Casabona 1-1. La classifica: ASD MKE 48 punti, Taverna, Atletico Botricello e Silana 45 punti, seguito dal Casabona con 39, Staletti e Real Cerva 30, Real Botro e Badolato 26, Scandale 20, Papanice 19, Petronà 18, Nuova Torre Melissa e Real Catanzaro 16 punti, Mesoraca 10, Chiaravalle 8. Allo stadio comunale di Petronà siamo con Luigi Marino, centrocampista del Petronà, la squadra locale che ha appena battuto lo Scandale per 5-1. Luigi, una vittoria meritata che per te magari avrà un sapore speciale visto che sei un ex. Ma prima cosa, innanzitutto dobbiamo dire che noi questa vittoria la volevamo a tutti i costi, perché ci mancano punti, abbiamo buttato via partite scorse. E oggi è stata una partita con dispiacere purtroppo per i miei ex compagni. Abbiamo dovuto vincere a tutti i costi perché ci servivano punti per la salvezza. Oggi l'abbiamo ritrovati. Abbiamo un gruppo fantastico grazie al mister Stanizzi che ha costruito questo magnifico gruppo. Oggi è anche con un campo pesante, con la pioggia, è stato tutto duro, però alla fine ci siamo riusciti. È andato tutto bene, meno male. Di fatto ho visto tutte le partite dello Scandale e devo dire che questa forse è la prima vera sconfitta meritata dei ragazzi di mister Castagnino. Anche in altre sconfitte non è stata così netta la supremazia della squadra avversaria. Avete studiato bene la partita o forse lo Scandale è stato anche penalizzato dalle assenze?
No, noi siamo partiti anche diciamo a mille perché volevamo questi punti. Lo Scandale sappiamo che è un'ottima squadra, ha degli ottimi giocatori, abbiamo studiato anche bene la partita e alla fine dobbiamo dire che abbiamo preso i tre punti che noi volevamo. Ci racconti, se te li ricordi, i cinque gol vostri, i marcatori più o meno? Due Marrazzo e tre Berlingeri, mi sembra. Tre Berlingeri, mi sembra. Uno da calcio d'angolo anche. Sì, lo avete studiato in allenamento o sono numeri che c'ha Berlingeri? No, c'ho numeri lui, che è un grandissimo giocatore a qualità diverse. E meno male che ce l'abbiamo nella squadra. Sentivo il mister che mercoledì avete un recupero? Sì, con la Genova. Il mercoledì sì, adesso. 18. Sì. E il migliore dei tuoi a questo punto è facile. Berlingeri, il migliore. Hai visto qualcun altro? Ma tutti quanti, anche Marrazzo ha fatto un'ottima partita, ma tutti quanti abbiamo giocato bene. Oggi abbiamo dimostrato di avere carattere, gruppo, che innanzitutto, per prima cosa, se non c'è gruppo queste partite non le vinci facilmente. Dello Scandale chi salvi? Dello Scandale salvo Palermo.